Protesta dei lavoratori mentre era in corso il primo tavolo per salvaguardare l'occupazione dei dipendenti dell'ABA di Bologna. C'è un bando in corso. La prefettura assicura la riapertura con un nuovo modello di accoglienza. La riapertura avverrà dopo l'estate. Giovanna Greco. La nostra priorità è garantire il reddito, un sostegno al reddito, anche attraverso l'erogazione degli ammortizzatori sociali. Garantire la continuità occupazionale, dando attuazione alla clausola sociale prevista dal nuovo bando della Prefettura con il dovere di riassorbimento degli operatori che ad oggi si trovano senza reddito e senza lavoro. Un tavolo di salvaguardia in città metropolitana tra istituzioni, sindacati e cooperative, il primo tavolo di confronto. Si lotta per i lavoratori dell'accoglienza dopo che nessuno dei migranti ospitati nell'ABA di Bologna è finito per strada. Un bando in corso, ABA temporaneamente chiuso per lavori di ristrutturazione. La riapertura dopo l'estate, assicura la prefettura. I lavoratori travolti dal decreto sicurezza sono 52, 35 gli operatori impiegati nell'accoglienza, 17 quelli nei servizi ausiliari. Salirebbero a 100 se dovessero chiudere i centri di accoglienza straordinaria. Sindacati all'attacco. Il Comune si è preso l'impegno di fare un passaggio con la Prefettura per capire le tempistiche della ristrutturazione e la volontà di proseguire con i nuovi bandi. Dopodiché faranno un passaggio con le cooperative attualmente gestori del CIE per capire anche la possibilità di ricollocare i lavoratori. Il ministro sapeva benissimo qual era la situazione di Via Mattei e sostanzialmente si poteva intervenire a gradi senza mettere in discussione comunque anche l'occupazione di queste persone. Insieme discuteremo soprattutto di progetti legati all'accoglienza e ad un'accoglienza di qualità. E su quello che sarà il futuro ABA critica Carla Ferrero, presidente del Consorzio Arcolaio, che dal 2015 gestiva l'ABA di Bologna. Da qui, ricorda, sono passati 40.000 migranti. E se avverrà la riapertura, avverrà, credo, con l'aggiudicazione del nuovo bando, su cui ci sono 9 concorrenti. Per cui non abbiamo assolutamente idea e sarà un modello completamente diverso dall'attuale.